veramente bello sto speciale. Pensavo, sì. Avete presente che avevo la remore del contrasto realistico con loro che vanno lì, che sembra quasi una sorta tipo di Muppets nel mondo reale? Mm. Assolutamente no. Cioè ci sta proprio bene, veramente bello, divertente, ho riso, ho pianto. Unica cosa che non mi è piaciuta, ma è veramente tipo una roba puntigliosa che so malata io. Mm. Cosmo in CGI, cioè letteralmente ci stanno i cani attori che fanno le stesse identiche cose, invece me l'hanno fatto in CGI e quella cosa non mi è piaciuta tantissimo. È motivata perché è interpretata da Maria Bacalova, ma la vai doppiata in cane, la vai doppiata, è motivata. Gli hanno fatto fare la motion capture. Ma poi si muove come un cane, mica si muove come un umano, è motivata, è una cazzata. È tutto in CGI, appare nel trend, per tutto in motion capture. È bruttissimo secondo me, perché veramente il cane... Ma secondo me ne manco il motion capture, perché si muove come un cane. Il cane si vede che è finto, cioè si vede tantissimo. E non è che dici che fa cose così particolari che aveva bisogno della motion capture. Appunto. E tra l'altro, ancora una volta, James Gunn infallibile con le colonne sonore. Mamma mia. Sì, è uno speciale, veramente, come ho detto nel post, sorprendente. Pieno anche di rivelazioni interessanti o di callback molto 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 carine e apprezzabili. C'è un easter egg. Mm-hmm. Impazzirete. Noi siamo impazziti e abbiamo cominciato a strillare. È un richiamo e basta, non dico altro. Sì. È fuori di testa, è una cosa quella che dici: non possono averlo fatto sul serio. Gunn, sei il mio genio, mi inchino a te e faccio tutte le cose ammirevoli che posso fare a una persona così intelligente. Vabbè. Vai. Un viaggio interessantissimo che ti fa tanto apprezzare tanto i guardiani che non hanno avuto spazio nei film precedenti, cosa che comunque non li scusa da non avergli dato spazio. Cioè, mi fa ridere questa cosa di l'ha fatto perché loro non hanno avuto spazio. L'ha fatto lui i film. Sempre James Gunn, l'ha fatto sempre lui i film. Quindi è una sua scelta quella di non avergli dato spazio. Però quello che gli dedica qui è ottimo e mi fa venire voglia di vedere altri 500 speciali con loro. C'è tanto cuore, tanto divertimento genuino. Noi, regà, dura 41 minuti, siamo stati 41 minuti a ridere. Siamo stati tutto il tempo col sorriso, eravamo felicissimi, impresa benissimo. La magia del Natale c'è, tante canzoni, tanta ambientazione, tantissime decorazioni, però è veramente una cosa che ti riempie il cuore di gioia, di divertimento. Segui due personaggi che veramente, ovviamente perché Gunn si è spostato, ha lavorato tanto su Groot, Rocket e Quill, ok, e Gamora, quindi Drax e Mantis alla fine non hanno mai avuto un ruolo predominante nei film sui Guardiani, soprattutto Mantis. Qui è la protagonista in tutto e per tutto. Pon Clementif, divina, bravissima, regà. Bravissima. Si capisce benissimo quando è ambientato. C'è anche una rivelazione, a parte quella che è uscita, però ce n'è un'altra su cosa hanno fatto i guardiani nel mentre. Porca paletta, cioè, c'è anche tanta lore. Ti introduce alcuni elementi che verranno ripresi per il terzo film. Non è tipo WandaVision che si collega in modo così potente a Doctor Strange e il multiverso della follia. Però al tempo stesso ti mette degli elementi che poi così Gunn non deve stare lì a rispiegare nel terzo film e può subito tuffarsi nell'azione. E c'è una scena dopo titoli di coda, carina, leggera, divertente, niente di clamoroso, niente rivelazioni incredibili. Groot! Non avete idea! Perché è un shot incredibile, è larghissimo, gigantesco, muscoloso. La CGI è ottima, di Groot, veramente ottima. Però, regà, Groot è fighissimo, però il focus non è tanto su di lui, buona parte del focus è proprio su Mantis e Drax, come si è visto nei trailer, arrivano sulla Terra e è stranissimo e fighissimo vederli sulla Terra, interagiscono con le persone, ci sono una quantità di easter egg alla cultura pop. Il leggendario Kevin Bacon è veramente leggendario? Sì. Molto leggendario, molto sì, leggendario. Bello. È un figo. È un grande. Kraglin sì. Pure, paradossalmente, danno più spazio a lui che tipo a Kraglin, Kraglin, senza darvi contesto, è praticamente tipo catalizzatore del setup e della risoluzione, è incredibile. Sì. Cioè, c'ha un ruolo fondamentale, senza Kraglin veramente tutta sta roba non sarebbe avvenuta, ma al 100%, sì. Non solo l'inizio. La formula dello speciale è bellissima, è la formula vincente in televisione per loro. Non hanno bisogno di fare... Che è triste, perché significa che proprio, porca puttana, cioè le serie TV non sono proprio capaci a farle, invece di fanno dei mini film riescono a farle le cose. Probabilmente la produzione più bella della fase 4 insieme a Spider-Man No Home, ma lo metto anche un gradino Doctor sopra Strange. A Doctor Strange, perché...
sì, perché i guardiani sono guardiani. Cioè, ma tu sei pazzo. Il fatto che tu stai vedendo una cosa così di cuore su quelli che sono dei fan favorite, ok, dei personaggi che tutti adorano, una storia così di cuore, così a tratti anche emozionante, non tantissimo quanto sarà Guardiani della Galassia volume 3, che sarà devastante, ricco di emozioni, però una bella si storia spera. Di cuore, emozionante, divertente, spirito natalizio. Hanno anche fatto una canzone originale, che è inizio dello speciale, canzone natalizia originale, che è veramente carina, divertente, simpatica, ha fatto un lavoro pazzesco, ha preso tantissime canzoni di Natale, è uscita mi sembra anche la tracklist di tutte le tracce che ci ha messo James Gunn. Però veramente, raga, bellissimo, divertentissimo. Come hai detto te, Mantis ha una scena, sto un po' a fa mente locale, c'è una scena che ti fa cagare, quasi cagare sotto, però è perché empatizzi tanto con Kevin Bacon. E ci sta una scena in particolare dove praticamente Mantis ha brillato in questo speciale. In particolare in questa scena faceva troppo ridere la situazione, perché dici, cavolo, è proprio inquietante. Ma veramente figo. E poi vederli, l'ha detto anche Ivan, la prima scena, quella che si vede sul trailer che hanno rilasciato, ok? Loro che camminano per Broadway in mezzo alla strada con il filtro più naturale possibile, non c'è nessun tipo di color correction, è proprio ripreso da un telefono così, fa stranissimo vedere loro così che camminano per Broadway, è veramente divertente, ripeto. E location, a me sono piaciuto un sacco. Sì, beh, a parte che sta a casa, penso che sia casa di Kevin Bacon. È bella, oh, mazza, che bella. È una casa incredibile, raga. Bella, oh. È una casa fuori di testa. Ma pure ovunque. Sì, vabbè, sì. Se può dire. Sì, sì, sì. Ma ovviamente ci sta anche ovunque, che si vede anche nel trailer. Gunn è sceso proprio nel curare ogni minimo particolare. Cioè, è incredibile. È entrato proprio anche un po' nell'intimo dei personaggi. Perché ci stanno semplicemente dei gesti che poi tra parentesi fatto notare Valerio. Una scena particolare, un frammento tipo di 30 secondi che include Nebula, dove fa un gesto dietro le quinte che ti fa capire effettivamente... Non è in camera, non è dietro le quinte, però diciamo che non è il primissimo piano. Sì, no, scusa, sì. Esatto. I costumi, questi sono Old 97, ok, la band che ha registrato una delle canzoni originali. Incredibile. Meravigliosa. Incredibile, una bella. Hit vera e propria. Tutti i costumi pratici, guarda che bellezza. No, ma non so, ma è incredibile la canzone. Sì, la canzone è proprio bella. La canzone di Natale... Mamma mia. C'ho solo commenti positivi, guarda, mi dici trova qualcosa di negativo e... Cosmo in CGI, come ha detto Sergio, è l'unica cosa che effettivamente mi disturba, perché sono malata io per i cani e so che quello che ha fatto Cosmo poteva tranquillamente farlo un cane attore, cioè non è che... Però raga, hai capito, cioè, se dici la cosa brutta di uno speciale è che il cane che si vede per 4 scene, 5 scene, 6 scene è in CGI, è motion capture e non un cane reale, vuol dire che stai parlando di un prodotto di qualità.